sentire voci da tutto il mondo è una grande ricchezza che fa cogliere e toccare con mano la cattolicità, proprio l'universalità, quindi è molto bella e molto arricchente. E invece sul funzionamento, diciamo, dei lavori del sinodo, mi sembra che forse si potrebbe trovare una formula un pochino più leggera, forse anche un pochino più efficiente, perché ascoltiamo decine, centinaia di interventi o anche il lavoro che avviene nei circoli minori, si manca un po' di metodo, c'è un po' come una specie di ansia di dare delle risposte, anche se si dice tanto che bisogna ascoltare, però forse appunto, ascoltare comporta anche una certa calma e lentezza nell'analizzare delle situazioni, nel comprendere i perché e non semplicemente registrare dei dati di fatto per poi dare subito, suggerire subito delle soluzioni o a volte anche ci si perde un poco in tanti aspetti che certamente rispecchiano anche la complessità della realtà, però non dobbiamo nemmeno perdere di vista che c'è una gerarchia di importanza anche negli argomenti. A suo giudizio, per esempio, si sta parlando a sufficienza delle donne giovani e del loro potenziale nella Chiesa? Beh, qui si tocca un tasto delicato. Abbiamo, grazie a Dio, delle presenze femminili in aula e anche nei circoli minori, alcuni come esperti, altri come persone che partecipano al sinodo, però diciamo, credo che come Chiesa Cattolica dobbiamo ancora fare molti passi in avanti, francamente. Non si può negare che le donne nella nostra Chiesa ancora non entrano nei processi decisionali, se non a volte così in modo consultivo. Tutti lo dicono, però non mi sembra che onestamente si stia facendo molti passi appunto per poter rendere effettivo questa compartecipazione. E non va confuso questo punto con il fatto del sacerdozio alle donne o cose di questo tipo che permane forse in una certa parte della Chiesa come una specie di timore che si voglia dividere ogni compito in versione maschile e versione femminile. Non è questo il punto. Il punto è proprio che prendere le decisioni, cioè quel lavoro, quel servizio dell'autorità, quel servizio del prendersi delle responsabilità, di indicare delle mete, di indicare dei mezzi, eccetera, non si può negare, credo che è ancora quasi monopolio, di noi uomini. Lei, prima di essere nominato vescovo in Turchia, per molti anni ha accompagnato i giovani nelle loro scelte vocazionali. Ecco, quali sono le linee su cui eventualmente ripensarlo, questo rapporto Chiesa-giovani oggi? Intanto ci sono dei giovani nella Chiesa che stanno facendo delle cose egregie e sono una presenza importante, quindi non dobbiamo guardare soltanto l'aspetto negativo. Però indubbiamente abbiamo uno scollamento generazionale, le nuove generazioni in molti paesi sono quasi assenti, ecco, soprattutto nei paesi di più lunga presenza del cristianesimo. Questo ci dovrebbe far riflettere, perché i giovani sono un po' una cartina al tornasole, cioè avvertono con la loro sensibilità, avvertono che noi su molti argomenti, su modalità di vita, su come ci presentiamo, eccetera, eccetera, forse non ci siamo ancora, non siamo ancora entrati veramente nella modernità. Non che allora si debba accettare acriticamente tutto quello che viene dal mondo giovanile, perché sappiamo che ci sono anche molti limiti e molte dipendenze, oggigiorno per esempio attraverso internet, eccetera. Però non c'è dubbio che i giovani hanno una sensibilità che
ci dovrebbe interrogare maggiormente. Per esempio, in Luca 24, il racconto di Gesù con i due discepoli di Emmaus, Gesù si mette seriamente in ascolto di questi due, lascia che parlino, ma addirittura di più, va insieme con loro nella direzione sbagliata, perché loro stanno andando verso Emmaus quando invece è a Gerusalemme che sono avvenuti i fatti importanti, quindi sono in qualche modo in fuga, si allontanano, prendono una direzione sbagliata, però Gesù li accompagna e progressivamente crea le condizioni per cui poi loro decidono di tornare a Gerusalemme. Quindi questo è stato anche detto in aula in qualche intervento, che questa icona biblica dei discepoli di Emmaus potrebbe aiutarci a tracciare anche una modalità nell'accompagnamento, non semplicemente ricordare i sacrosanti principi, ma anche essere capaci di stare vicino a loro nella loro ricerca, anche nelle loro fughe, anche nei loro sbagli, perché in fondo i giovani cercano questo, una Chiesa che sia accanto a loro nei tortuosi cammini, d'altra parte inevitabili, perché se si vuole qualcosa di nuovo non si può pensare di ripercorrere strade già conosciute e già battute. Giovedì pomeriggio alla Pontificia Università Gregoriana si terrà un dibattito a cui lei prenderà parte sulla Turchia. Che anticipazione vuole darci? Soprattutto, ecco, visto che parliamo di giovani, su quante e quali forze giovani la piccola comunità cattolica presente in questo paese può oggi contare e cosa può rappresentare il sinodo per loro? Credo che dovremmo anche qui ascoltare il grido di migliaia di giovani cristiani, ragazzi, ragazze, profughi, rifugiati appunto in Turchia, che non trovano nessuno che si occupi di loro. Io purtroppo constato con amarezza che anche chi aveva cominciato un po' a fare qualcosa, a registrare una presenza, si sta ritirando, e questo vuol dire lasciare queste persone che già vivono un dramma, perché hanno perso tutto a causa di Cristo, il dramma di sentirsi abbandonati proprio da chi dovrebbe sostenerli in questo momento. L'altro dramma è che certamente i giovani cristiani non capiscono perché le porte dell'Occidente sono chiuse a loro, che in fondo hanno perso tutto proprio per difendere i valori della libertà, i valori della propria identità. Ecco, come mai l'Occidente, che per altri versi invece vive una crisi riguardo ai giovani, perché come sappiamo sono anche in diminuzione le nascite eccetera, come mai con dei giovani valorosi come questi non è capace di essere accogliente, e anche come mai le chiese, ecco, sono un po' sorde a questo richiamo? Noi qui ancora abbiamo alla fine tanti operatori pastorali, e come mai, ecco, questa sperequazione? Qui ci lamentiamo che i giovani non vengono, là ci abbiamo migliaia di giovani che desiderano trovare proprio nella Chiesa la loro casa, la loro famiglia, soprattutto in un paese dove sono una piccola minoranza, non hanno possibilità di studiare, di lavorare, eccetera, desidererebbero proprio trovare nella Chiesa una famiglia, una casa, una vicinanza, un aiuto anche a interpretare la loro difficile situazione. E invece purtroppo mancano sacerdoti, mancano suore, mancano persone, mancano pastori, ecco, e questi giovani rischiano fortemente, fortemente purtroppo. Qui in Europa ci lamentiamo o temiamo un'islamizzazione, quando abbiamo dei giovani cristiani che vorrebbero rimanere fedeli alla loro fede e che, se non sono adeguatamente seguiti, purtroppo finiranno nel giro di qualche generazione di assimilarsi col contesto nel quale sono costretti a vivere. Il Papa sabato scorso, incontrando i giovani, ha parlato loro a braccio e anche in quella circostanza non ha mancato di mettere in guardia contro il rischio dei populismi. Come sono risuonate in lei queste parole? Sì, io credo che sia indispensabile, sia doveroso
che noi come pastori, e quindi il Papa come pastore supremo della nostra Chiesa, ci occupiamo di ciò che avviene nella polis, e quindi in questo senso fare politica e mettere quindi in guardia contro questi movimenti che di nuovo rischiano proprio di fare la loro maggior presa sui giovani che non sono preparati e che rimangono abbagliati da degli slogan che purtroppo ci portano invece nel baratro. Soltanto nella capacità di collaborare, nella capacità di tenere unite persone, popoli, giovani di varie estrazioni, eccetera, noi abbiamo una speranza di civiltà. Questo lo mostra la storia, non è ideologia. Dovunque c'è stata una civiltà fiorente a livello culturale, ma anche a livello economico, noi abbiamo avuto il meticciato, abbiamo avuto popoli che si incontravano, giovani che crescevano insieme, con anche le difficoltà che questo comporta, è stata l'arma vincente. Monsignor Bizzetti, alla luce della sua lunga esperienza nel campo della formazione, ha una parola da dire a proposito dello scandalo degli abusi sessuali sui giovani da parte di ecclesiastici, una vergogna come l'ha chiamata Papa Francesco? Sì, anzitutto vorrei ricordare che la stragrande maggioranza degli operatori pastorali sono persone seriamente, onestamente e pulitamente impegnate nel loro servizio. Però rimane il problema, soprattutto forse anche qui bisogna lavorare un po' di più sulle cause, e le cause oggi noi sappiamo anche dagli studi che sono connessi con una cattiva gestione del potere. Ecco, pensare che noi abbiamo in mano le cose, che dobbiamo dirigere, che dobbiamo decidere, che dobbiamo comandare, cioè l'atteggiamento di rispetto, l'atteggiamento di umiltà, l'atteggiamento di saper prendere il secondo posto non è proprio quello che viene più immediatamente normale, diciamo, no? In alcuni operatori pastorali. E allora trasformarsi poi da guida in persona che crede di poter usare un po' di tutto e di tutti, il passo appunto è breve. Ma c'è anche un altro problema: queste persone degenerano a partire da una solitudine che non è stata gestita bene, che hanno sottovalutato, e per questo è un problema alla fine di tutta la comunità cristiana. Bisogna che si sentano voluti bene, bisogna che vengano educati a voler bene, e per questo c'è anche tutto un lavoro di educazione all'affettività, alla gestione della sessualità, che fino a poco tempo fa non si può negare, credo che è stato un po' sottovalutato. Ripensando ai momenti di confronto, di relazione che voi avete con i giovani presenti nell'assise, anche ai momenti di confronto più informali, ecco, coglie qualche aspetto, qualche elemento che può creare una certa distanza nel reale, effettivo incontro con loro? Noi viviamo nella civiltà delle immagini e certamente, per esempio, i nostri vestiti danno l'idea piuttosto di una casta che ha dei suoi vestiti molto particolari, che se hanno un senso nelle cerimonie liturgiche, nelle celebrazioni, eccetera, è più difficile capirli in un contesto di discussione, di confronto, di una assemblea di persone che vogliono riflettere, progettare, eccetera. Quindi forse anche questo è il retaggio un po' di un mondo passato, e lo vedo anche perché andando a piedi all'aula sinodale vedo che le persone o ridono o fanno la battuta oppure chiedono di fare un selfie, come se fossi vestito in un modo così un po' strano, per cui è una roba che suscita, diciamo, curiosità, però in realtà denota una distanza che si crea. Credo che per la vita anche di un'assemblea come questa sarebbe molto più semplice portare i vestiti ordinari, il clergyman, eccetera,
perché appunto se è vero che l'abito non fa il monaco, è anche vero che l'abito è il primo messaggio che noi mandiamo, e se mandiamo un messaggio di una diversità appunto difficilmente intelligibile, non è forse il modo migliore per essere vicini, per essere avvicinati.